Uno spettacolo unico e certamente ripetibile, quello vissuto a Santa Maria Capua Vetere, con la prima edizione dell'omonimo Formula Challenge, disputato sulle strade cittadine in pieno centro, con il pubblico a pochi metri dalle auto da competizione o affacciato al balcone a godersi lo spettacolo. Addirittura la possibilità di curiosare nei box, vicinissimi al tracciato, di mischiarsi agli addetti ai lavori. Un'esperienza unica voluta e promossa dal Rombo Team di Napoli, che con Gino Papale ha saputo convincere amministrazione cittadina e sponsor per realizzare un personale sogno. Con Gino Papale del Rombo Team, organizzatore della manifestazione qui a Santa Maria Capua Vetere. Gino, volli fortissimamente, volli. Questa è una gara che tu avevi in mente da anni e finalmente ci sei riuscito. E sono anni che puntavo a fare qualcosa qua a Santa Maria Capua Vetere, anche perché c'è una lunga tradizione in campo motoristico. Vorrei solo ricordare che fino agli inizi degli anni 60 da queste parti si disputava una gara di velocità in circuito, quindi c'è una lunga tradizione, una lunga passione per i motori. Ho l'onore di essere nato a Santa Maria Capua Vetere, quindi con piacere volevo fare qualcosa del genere, e devo dire che le cose si sono messe per il verso giusto quando, parlandone con il sindaco, il dottor Giudicianni, si è reso conto che andavo a proporre qualcosa di veramente positivo per la città, un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso. E quindi dopo questo primo incontro sono passati 9 mesi. Questa gara ha avuto 9 mesi di gestazione. Fortunatamente c'è stato il parto e penso che, migliore di come è andata la cosa, non poteva andare. Anche perché tutti quanti si saranno resi conto che è una gara in città. Per quanto mi risulta, non ci sono analoghe manifestazioni del genere, perché vengono fatte in periferie e nelle zone industriali. Noi invece abbiamo fatto la corsa addirittura nella città di Santa Maria Capua Vetere. Ha subito dei rinvii, comunque siamo andati avanti e oggi abbiamo disputato l'ultima e decisiva prova del campionato italiano. Logicamente dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto in questa iniziativa, dopo il sindaco e l'amministrazione comunale, anche i vari sponsor tipo il gruppo Cavitelli Motor Group e altri amici che hanno tutti un'estrazione sportiva, tutti amici che hanno corso, che sono stati nel campo delle quattro ruote e ci hanno dato una mano, perché tutti quanti contenti che si facesse qualcosa da queste parti. Un bambino nato bene, l'anno prossimo crescerà ancora. Sì, fortunatamente abbiamo già la notizia che la gara riavrà l'anno prossimo il campionato italiano. La concreta possibilità che la gara si ripeta il prossimo anno e di quelli a venire viene dalle parole dell'assessore allo sport della città sammaritana, Lorenzo Stellato. Certamente dopo i numerosi ostacoli che abbiamo dovuto superare per questa prima Coppa Città di Santa Maria Capua Vetere, è stata una bellissima manifestazione in ricordo anche di un compianto concittadino di Santa Maria Capua Vetere, Roberto Capitelli, che aveva una notevole passione per lo sport, per i motori e per la velocità. L'anno prossimo si replica, l'amministrazione certamente appoggerà la manifestazione a questo punto. Certamente, visto il successo di questa manifestazione, così come si è avuto quest'anno, sicuramente sarà in calendario per il prossimo anno insieme ad altre manifestazioni che comunque porteranno visibilità a questa città. Una gara che ha trovato facile sponda nella passione per i motori di una delle famiglie più in vista di Santa Maria Capua Vetere, la famiglia Capitelli, che ha in Rino un già 2 volte campione italiano karting e che ha trovato naturale supportare economicamente l'evento. Un passaggio naturale, visto che tu sei un ex campione italiano karting e papà era un grosso pilota di motocross. Erano circa 24-25 anni che noi cercavamo di portare di nuovo l'automobilismo a Santa Maria e con tutti gli sforzi dei vari assessori, l'amministrazione comunale e l'impegno del presidente Gino Papale, siamo riusciti, anche insieme a Sergio Fraenza, siamo riusciti di nuovo a portare questa manifestazione a Santa Maria. Credo che sia stata una bella manifestazione. Direi che, visto il successo, l'anno prossimo si replica con sicurezza. Questo lo possiamo dare per certo, perché l'amministrazione comunale è rimasta molto colpita per questa manifestazione, in quanto ha partecipato tutta la città di Santa Maria Capua Vetere. Tutti d'accordo sul darsi appuntamento per il prossimo anno, quindi gli appassionati di motori non aspettano altro.